Era il 6 novembre del 2019 quando nella strada di Ristradelle, alternativa alla regionale 71, si verificò lo schianto che costò la vita alla 29enne Elenia Rapini, travolta mentre era alla guida della sua auto da un SUV. Lo scorso gennaio l'automobilista che era alla guida dell'auto è stato assolto. Un duro colpo per la famiglia di Elenia, la procura di Arezzo ricorrerà in appello. Intanto è il fratello di Elenia a volerla ricordare per il grande amore che la ragazza aveva per gli animali e così il 30 luglio prossimo si terrà una giornata di musica e di raccolta fondi in suo nome. Sabato 30 luglio qui al Circolo Acqui di Badia Alpino, un evento in beneficenza con ingresso libero e appunto colgo l'occasione proprio adesso per ringraziare il sindaco Andrea Tavarnesi, tutta l'amministrazione comunale e il Comune di Civitella che ci dà l'opportunità, il patrocinio per organizzare questa manifestazione, questo evento. In più ringrazio il Carlo Marchetti, il presidente del Circolo appunto Acqui di Badia Alpino che ci concede questa bellissima location per effettuare questa manifestazione. Vi ricordo che il 30 luglio ci sarà questa serata a beneficenza con ingresso libero, il ricavato sarà devoluto ai Posi di Pisa, dove mia sorella andava ogni estate a fare volontariato, è un rifugio per animali dove accudiscono animali in difficoltà, animali malati, animali che hanno dei problemi, vengono, diciamo, una casa di riposo per animali di qualsiasi tipo, ci sono dai galli ai cani ai gatti, di qualsiasi tipo di animale. E lei andava a fare volontariato ogni estate a Pisa e il ricavato sarà devoluto a questa associazione. L'ingresso, come ripeto, sarà libero, è una DJ set di 6 ore, dalle 6 del pomeriggio fino a mezzanotte, con tutti amici miei DJ che hanno aderito gratuitamente a questo evento.